Questo programma è offerto da A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è... È una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Non sono mancate le sorprese nella nona giornata del girone B del campionato di Serie C. Dell'anticipo di sabato, il Padova perde in casa Lugano contro un super Ravenna che passa con la doppietta di Nocciolini. A nulla serve il gol biancoscudato sul finale, messo a segno da Pesenti. A meno 3 arriva ora la Reggio Audace, che soffre ma batte la Triestina per 3-1 al Mapei Stadium. Decide la tripletta di Carbò, gol Giuliano a firma Malomo, con la formazione allenata da Principalli, che ha finito in 10 per l'espulsione di Frascatore, ma ci saranno novità in settimana per quanto riguarda la panchina della Triestina. Continua la marcia inarrestabile la San Benedettese, che regola per 3-1 il Cesena alla Manuzzi, grazie ai gol di Rapisarda, Angiulli e Miceli, con il momentaneo 1-2 bianconero firmato da Borello. Ora la Samb è a meno 1 dalla Reggio Audace. Vince anche il Piacenza, che batte 2-1 il Vicenza al Garilli, gol di Marotta per i vicentini. Poi la rimonta biancorossa di casa, firmata per Greffi e Della Latta, con il Piacenza ora a meno 1 dal terzo posto. Vince il Carpi in trasferta a Gubbio, grazie a gol di Saric e Biasci. A nulla serve il gol Eugubino a firma di Sbaffo. Gubbio, che con l'Arzignano sono le uniche due formazioni a non ancora aver vinto in questo girone B. Ritorna la vittoria anche la Feralpi dopo 4 partite di digiuno. Feralpi che batte il Suttirol, reduce da 4 vittorie consecutive. Gol vittoria, quello messo a segno da Scarsella, che interrompe dunque la crisi gardesana. Continua la corsa fortissimo la Virtus Verona, che regola 3-1 la Vispesaro al Gavagnino e Nocini. Gol veronesi con Cazzola, Danti e Sirignano. L'autogol di Pintona non serve a nulla alla Vispesaro, sempre più in crisi. Pareggia il Rimini alla Mancini di Fano in una sfida a salvezza, con il Rimini che però non vince dalla prima giornata. Pareggia ancora l'Arzignano Valchiampo, che impatta 1-1 con il Modena Almenti. Erano passati in vantaggio i vicentini con Piccioni, gol pareggiato dal brasiliano gialloblu Sodigna. Vince per la prima volta invece il Limolese, lo fa in trasferta sul terreno della Fermana. Il gol di Sale è importantissimo perché permette alla formazione romagnola di abbandonare l'ultimo posto in classifica in questo girone B, che vede lotta serrata sia sul fondo che in cima alla classifica. Buonasera e benvenuti all'ottava puntata in stagione di Sport Up. Si è giocata in verità ieri la nona giornata del campionato di Serie C, girone B, che ha visto il Rimini uscire per 0-0 nella trasferta delicata in quel di Fano. Delicata perché arrivava da una settimana particolare. Prima di iniziare vado a presentare chi mi assisterà nella conduzione. Do il ben ritrovato alla nostra giornalista Jenny Bronzetti. Ciao Jenny. Ciao Daniele, grazie ancora per l'occasione. Io non perderei tempo, visto che di carne al fuoco appunto ce n'è parecchia, e andrei subito a presentare i nostri ospiti. Oltretutto abbiamo un partel molto particolare questa sera, che si alterna bene maschio-femmina, abbiamo le quote rosa. Sì, brava, te lo stavo per dire. Brava. E allora iniziamo subito con la nostra Silvia Pedini. Buonasera. Ciao Silvia. E poi abbiamo Massimo Zanini. Buonasera. Giorgia Bertozzi, ciao Giorgia, ben trovata. Buonasera a tutti. E Alessandro Mastro Nicola. Ciao, buonasera a tutti. Allora, io romperei subito il ghiaccio con i nostri ospiti, partirei da Alessandro per poi tornare indietro. Iniziamo subito dal Rimini.
Facciamo subito una battuta su questo Rimini. Ieri abbiamo avuto un pareggio che è stato un punto che ha dato del respiro comunque alla squadra. Sì, io credo che alla fine sia un punto buono per muovere innanzitutto la classifica dopo le ultime prestazioni non brillantissime, anche per risollevare un attimino il morale, visto soprattutto l'ultima partita, dopo l'ultima partita con la Vecom, che aveva messo un po' a rischio un po' tutto l'ambiente per quanto riguarda quantomeno il risultato. E poi soprattutto perché comunque il secondo tempo il Rimini ha giocato in 10 e credo che un po' di carattere sia uscito fuori fondamentalmente, quindi io vedrei del positivo in questo punto a Fano, che comunque non è un campo facile, nonostante negli ultimi anni il Fano non sia mai una delle protagoniste, però sia l'anno scorso ha fatto vedere di saper soffrire tanto fino alla fine, e lo stesso quest'anno, perché ha fatto anche un blitz la domenica prima a Imola, che comunque è sempre una vittoria fuori casa, in casa stava facendo bene, quindi secondo me è un punto che deve fare morale. E Giorgia, l'ha detto Alessandro, dopo pochi minuti dal secondo tempo il Rimini è rimasto in 10. Io ammetto di non aver visto la partita perché non era Fano, però mi dicono di un Rimini che fin tanto che si giocava 11 contro 11 è stato addirittura superiore alla squadra di casa. Sì, io l'ho visto in TV, non a Fano, perché raccontavo prima, mi è bastato l'anno scorso a Fano, quindi sì. Un altro po' devo rimanere un attimo fuori da quello stadio. A parte tutto, allora, il primo tempo sì, Jenny, è stato un buon approccio finalmente dopo veramente alcune settimane in cui non avevo più visto quel Rimini così grintoso e con quella voglia di arrivare prima sul pallone che invece l'avevano caratterizzato nelle prime uscite. Questo l'ho rivisto ieri a Fano c'è stato un Rimini abbastanza diverso rispetto al solito, sia proprio come schieramento, perché c'erano due defezioni importanti come Candido e Van Rasbeck, e quindi il mister ha cambiato anche un po' di cose tatticamente, si è visto Nava finalmente non bloccato nella difesa, quindi un po' più con la gamba per andare sul fondo, c'è stato l'inserimento di qualche under secondo me anche positivo come Cigliano e anche Oliana, devo dire, tutto sommato. Però il secondo tempo, l'episodio dell'espulsione di Zamparo, che vorrei rivedere perché dalla TV davvero è stato impossibile capire che cosa sia successo, e da quel punto mi è dispiaciuto vedere un Rimini così, col baricentro così basso, comunque veramente dal secondo successivo all'espulsione non provare più nulla. Io capisco che c'era, 10 contro 11 è sempre complicato giocare, però penso che anche il primo tempo aveva dato indicazioni che magari qualche cosina di più si poteva osare anziché prendersi un assedio di 70 minuti. Alla fine diciamo che questo 0-0 va secondo me preso molto positivamente, perché di solito in 70 minuti così si rischia poi invece di prenderlo il gol. Sì, oltretutto mister, c'è stato un rischio doppio perché Scotti ha parato anche un rigore. Ma è stato importantissimo pararlo, è stato importantissimo vedere comunque una squadra in campo, un gruppo, perché effettivamente quello che dice il mister, che vedeva un po' il sangue negli occhi dei ragazzi, questo era trapelato durante la partita. Sono ragazzi che hanno dato qualcosa, forse anche per il mister. Quindi questo è importante, è una risposta importante, ma è una risposta importante anche per il pubblico, perché effettivamente dopo la partita della Vecchia, insomma, c'è stato anche un mini incontro alla fine della gara, insomma, con i tifosi, ma i primi che non erano contenti della prestazione erano proprio i giocatori. Però ieri, anche dopo l'espulsione di Zamparo, comunque sono stati importanti, perché nel primo tempo comunque il Rimini si è sprecato molto, ha dato quello che riusciva a dare con intensità importante in un campo che non era semplice, perché sulle fasce non era bellissimo il campo, sia a destra che a sinistra, molto sabbioso, e non è stato facile giocarsi, e chiaramente quando ti trovi poi a giocare in 10 devi anche fare i conti con la classifica, fai i conti con quelli che sono qualche punto sopra di te.
E poi c'è da dire anche effettivamente loro hanno preso una traversa. Ferrani in qualche situazione si è creato pericoloso, però è stata una bella partita combattuta, non noiosa quanto quella Vecco. Silvia, invece tu eri su tutt'altro campo perché sei andata a vedere Cesena-San Benedettese, con tutto che la San Benedettese è un ottimo avversario, insomma è lassù sulla testa della classifica, comunque sia il Cesena anche ieri ha incassato 3 gol se non sbaglio. Il Cesena ha avuto un mini incontro a fine partita come l'ha avuto il Rimini, è stata un po' la partita che ha avuto il Rimini la settimana scorsa, primo tempo il Cesena inesistente, ha preso 2 gol. Da una San Benedettese messa molto bene in campo, che secondo me dall'allenatore che ha quest'anno, che è il loro valore aggiunto, secondo me la San Benedettese rimarrà tra le prime 3 o 5. Cesena che non mi è piaciuto, nonostante i nomi che ha, ieri l'ho visto molto sottotono, in confusione. Poi nel secondo tempo è entrato De Feudis che ha fatto un po' la differenza, allora gli è stato espulso il portiere, però a fine partita i tifosi hanno chiamato i giocatori sotto la curva e sono stati contestati per l'atteggiamento che hanno avuto in campo, quindi me li vedo belli agguerriti domenica, esatto. Romeo Neri, mi dispiace che non c'è Zamparo perché secondo me mi sarebbe piaciuto vederlo contro il Cesena. Un giocatore come Zamparo. Chi lo dici? No, perché comunque secondo me è un giocatore che ha qualità, mi piace, che può stare benissimo in categoria. Allora, Daniele, se sei d'accordo, prima di andare a approfondire ancora di più la partita del Rimini, andrei a vedere tutti i risultati della 9ª giornata del campionato di Serie C e Girone B. E l'Alma Fano, come abbiamo detto finora, contro il Rimini, la partita è finita 0-0, Arzignano-Modena 1-1, la San Benedettese, lo stavamo dicendo poc'anzi con Silvia, ha vinto per 3-1 a Cesena, Feralpisalò su Del Tirol 1-0, Limolese ha vinto per 1-0 contro e in casa della Fermana, Gubbio-Carpi 1-2, è finita anche 1-2 Padova-Ravenna, Piacenza-Calcio-Vicenza 2-1, Reggio Audace ha vinto per 3-1 contro la Triestina, mentre Virtus Vecchia per Verona Vispesaro è finita 3-1. Classifica si fa molto interessante perché Vicenza che perde a Piacenza 2-1 è uno di quei risultati, Padova che addirittura perde contro il Ravenna. Ci sono dei risultati, anche la Triestina, ho letto l'intervista stamattina del loro direttore che è bello arrabbiato. Anche perché comunque dopo aver perso l'occasione lo scorso anno di entrare nell'anno del centenario di nuovo, di tornare in Serie B, quest'anno a maggior ragione volevano cercare di vincere il campionato, sono un po' indietro in classifica. Prego Jenny con la classifica. Andiamo a vedere la classifica, il Padova si conferma capolista con 22 punti, Reggio Audace 19, San Benedettese Vicenza 18, Piacenza Calcio Carpi 17, Sud Tirol 16, Virtus Vecchia per Verona e Ravenna 13 punti, Feralpisalò 12, Triestina, Modena, Cesena e Almafano 10, Vispesaro e Fermana 8 punti, Rimini 7, Gubbio 6, Imolese e Arzignano chiudono la classifica con 5 punti a testa. Eh sì. Allora io direi, prima di sentire poi anche sul tema tattico, sull'assenza di Zamparo per il derby, di leggere qualche messaggio e poi andiamo a lanciare i primi servizi di questa puntata. Prego. Caro Daniele, buona serata a te e a tutti i presenti. Ciao. Partirei con un'osservazione non propriamente tecnica, ma che mi sta molto a cuore. Via il bancone dentro gli sgabelli. Una delle signorine presenti sa che cosa intendo, a cosa mi riferisco. Va bene, ma l'avevo detto, vai. Esatto. E poi un abbraccio al grande maestro giocatore, mister e uomo che mi è rimasto nel cuore per serietà, dedizione e attaccamento alla maglia. Domenica a tutti al Neri, che anche i cugini di campagna non se la passano benissimo, questo è Lele. È vero, salutiamo Lele, ciao Lele. Assolutamente, salutiamolo. E poi un messaggio che era arrivato nella parte precedente, ce l'eravamo tenuto in caldo. Oggi ennesime e 2 pere tutte a casa, a Fano carichissimi, tutto lo stadio sarà, era questo, punto che fa morale. Ciao Daniele, punto che fa morale questo qui. Secondo te, passi in avanti a livello di squadra, giocavamo con una squadra al nostro livello? Ieri, immagino. Facciamo così, ti rispondo dopo i primi servizi video che voglio affrontarli con tutti i nostri ospiti, perché mi hai tolto le parole di bocca, era proprio la prima domanda che volevo rivolgere a loro, non dire che ti rispondo io. Allora, facciamo rispondere loro. E allora iniziamo con qualche... con l'intervista del dopo gara. Qualche intervista, esatto, allora andiamo a sentirci subito le dichiarazioni del dopo gara di Fano contro Rimini e dei due tecnici in particolar modo. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Bravo.
Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. La disamina è quella giusta, se andiamo a vedere i 95-94 minuti. Però sinceramente quando noi siamo rimasti in 10 con un uomo in meno, loro è una squadra che gioca bene, veniva da buoni risultati, l'uomo in più si è fatto sentire, anche perché poi in mezzo al campo avevamo giocatori tipo Montanari che non giocava da tanto tempo, quindi ha fatto fatica visto i non centrocampisti perché squalificati, abbiamo fatto fatica a sostituirlo. Poi ho dovuto fare dei cambi forzati, cambiare la squadra, passare a un 4-4-1, quindi gestire gli under dove e come metterli non è stato semplice, però devo dire che alla fine abbiamo subito un po' questi tiri da fuori aria che ci possono stare, l'abbiamo tenuti bene negli ultimi 20 metri, cose che magari in altre partite abbiamo fatto poco bene e alla fine abbiamo perso le partite. Oggi devo dire una squadra molto di carattere, però che ha giocato secondo me un'ottima partita fino all'espulsione, dove noi abbiamo, non dico dominato, però avevamo il pallino del gioco in mano, abbiamo pressato forti in avanti come piace a me, finalmente abbiamo cercato di non far giocare gli avversari, far buttare la palla, cosa che è nelle caratteristiche del Fano, quindi bene, devo dire che tutti si sono impegnati al 100% e hanno cercato in tutti i modi il risultato. Eravamo in una fase di problematica sotto il profilo dei risultati, perché 5 partite avevamo fatto un punto, è normale che un po' di scoramento ti viene, però oggi ho rivisto un po' la squadra mia, la squadra che piace a me, quello di voler giocare, di voler offendere gli avversari e non farli giocare e prenderli alti, quindi questo io spero che non sia stato soltanto oggi, ma che sia un nuovo inizio per noi dopo queste partite un po' così. Secondo me, se poi a questa prestazione mettiamo anche un po' di cattiveria in più, secondo me noi le partite possiamo vincere, e quindi va bene così. Ma no, rimpianti no, perché poi alla fine la gara è quella, e discutere su quello che potevamo e dovevamo sono chiacchiere inutili. Sicuramente la prima parte non è stata in linea con quello che avevamo preparato, ma soprattutto dal punto di vista della cattiveria agonistica, perché il Rimini si trova in una situazione dove per forza di cose oggi doveva giocare con quella intensità, con quella cattiveria, con quella determinazione, e noi non dobbiamo assolutamente spostarci da quelli che sono i nostri compiti e la nostra realtà, perché questo sarà un campionato difficile e lungo dove dobbiamo battagliare in ogni partita, in ogni gara, dal primo minuto fino alla fine. Sembra di riascoltare Cioffi in quest'ultima dichiarazione. Ale, voglio venire da te perché appunto Silvia prima ha tirato fuori il discorso di Zamparo. Sarà un'assenza importantissima per il derby domenica prossima, ricordiamo alle ore 15 allo stadio Romeo Neri contro il Cesena. Ecco, come si può sopperire all'assenza di un attaccante importante, vitale per il gioco in questo momento del Rimini? Ma innanzitutto lo sopperisci con un altro che secondo me è all'altezza, nel senso che secondo me il Rimini davanti ha le carte in regola per sostituire tutti. È chiaro che Zamparo ha dimostrato fino adesso di essere, non dico il valore aggiunto, però ha dimostrato di essere un attaccante importante per il Rimini, così come lo è Girardi. Però io se vedo che ha delle soluzioni, ora non so, magari Bentola e Petrovic che sono magari più giovani, però già io mi vedo un Candido dietro le punte che potrebbe far male in quella posizione. Io Candido lo vedo in quella posizione, poi magari gli allenatori che ce l'ha tutti i giorni sotto gli occhi mi smentirà, però secondo me Candido in quella posizione potrebbe diventare imprevedibile e immarcabile. Ciò non toglie che Zamparo rimane
punto importante, fermo per la squadra di Rimini, però arrivi a un derby, la partita si prepara da sé e arrivi con tanta tensione, ma questo varrà per il Rimini e secondo me vale anche per il Cesena. Ti carichi maggiormente, immagino, come giocatore? Tu? Ma io credo che queste partite si caricano da sole, anzi devi stare attento a non andare oltre, perché poi rischi di non giocarle o di giocarle prima, e giocarle prima non avrebbe senso, perché darai, cioè, tutte le energie che dovresti spendere in campo le avresti già spese mentalmente prima. Giorgia, l'assist me l'ha dato Alessandro, era una domanda che in verità volevo farti. Ma se farti. Non ne ha mai fatto uno in vita sua. No, non ho vinti, però li ho fatti. È stato bravo. Giorgina, si era parlato un po' dell'arrivo di Petrovic quest'estate, dicendo un po' tutti sono attaccanti a livello di struttura fisica un po' tutti uguali, se vedi Zamparo, Gerardi, Petrovic, quanto siano alti, tutto quanto. Sei più, diciamo, per sostituire Zamparo nel mettere in campo come seconda punta Petrovic o azzardare, come diceva Alessandro Candido, in quel ruolo? Allora, appena è stato il cartellino rosso, ieri ho pensato a Candido e Gerardi insieme, perché ovviamente anche a me dispiace non avere un attaccante importante come Zamparo ha dimostrato finora, anche se le ultime prestazioni leggermente meno brillanti dell'inizio anche per lui. E può essere una soluzione quella di usare una punta con Candido a supporto. Io ho visto bene anche Ventola, ieri è entrato molto bene, esatto. Secondo me nell'ultimo quarto d'ora, nonostante ovviamente Rimini fosse tutto rintanato a difendere, però è riuscito tutto sommato, credo, a fare quello che il mister gli ha chiesto, a tenere su abbastanza la squadra e anche a ripiegare con degli interventi importanti in difesa. Quindi secondo me potrebbe anche essere arrivato il suo momento dal primo minuto, perché no, mi sembra che possa stare in questa categoria questo ragazzo. Vedendo il momento che ci ricordava Jenny e Silvia, che ieri era allo stadio a vedere il Cesena, chi arriva favorito secondo te a questo derby? Cesena, ovviamente. Lo dici per scaramanzia? No, lo dico perché comunque il blasone gli impone di non poter fare un campionato di basso livello, e quello che stanno facendo in questo momento, quindi penso che siamo partiti con delle aspettative diverse e quindi ovviamente i favori del pronostico ce l'hanno loro. Massimo e Silvia, questo spettatore prima che ci ha inviato questo messaggio che Jenny ci leggeva, ci diceva per l'appunto se potevamo essere felici per il punto raccolto ieri. Iniziamo da te, Massimo, e poi lascio la parola a Silvia. Ma bisogna essere sicuramente contenti, perché per come è andata, rigore parato, un uomo in meno per quasi 45 minuti, è chiaro che è un buon punto, ma ripeto, quello che secondo me fa morale e fa arrivare un allenatore bene, una squadra bene alla gara del Cesena è la risposta che hanno dato in campo. È l'atteggiamento, la cosa importante, lo stesso. Che è cambiato rispetto alla domenica scorsa. Sì, ma se vedeva Ventola, per esempio, tre punti sarebbero stati meglio. Secondo me, se rimanevamo in 11. Ma tu che respiri anche un po' la tifoseria, che ogni tanto qualcuno riesce a sentire e tutto quanto, come si preparano loro in vista del derby? L'atmosfera del giorno dopo la partita qual è? Cosa sono? Sono andata a fare il report per il Cesena. Qualcosa tu ci puoi riportare? Comunque no, io devo dire che ieri, gli ultimi, quando è stato espulso Zamparo, io ero in collegamento telefonico con Massacesi, che era là tutti i 10 minuti, ho detto stai qui, fammi la cronaca, perché mi era venuta l'ansia che potevamo rischiare di, perché non si sa mai. Cioè, quello stato ci ha portato sfortuna, come diceva Giorgia. Avevo il terrore, no, perché no, sarebbe... No, sfortuna quella, proprio scarsa. Sfortuna è un'altra roba. L'anno scorso mi sono molto arrabbiato per quella prestazione con Leo, è vero, me l'hai ricordato. Chissà, io penso che domenica prossima, dicevo prima con Giorgia, che secondo me, ovvio, sulla carta il Cesena è favorito, però potrebbero essere quelle partite un po' particolari che si ribaltano, no? Perché no? Speriamo che lo spero. Una scossa importante, perché così la squadra prende sempre più fiducia, no? Cesena ti dà una mano solamente se non gioca De Feudis. Però lei l'ha detto in maniera pensierosa. E poi un'altra persona che loro hanno fuori, che molto probabilmente rientrerà, Ricci, Luca Ricci, perché esatto. Anche loro hanno degli infortunati. Loro erano in campo con 7 under. Sì,
Non sono pochi. Contestato anche il tecnico, Modesto. Il tecnico è contestato da inizio campionato. Non l'hanno mai digerito dopo le prime tre amichevoli che aveva fatto, aveva ben impressionato. Secondo me il Rimini si preparerà come si è preparato questa settimana. Cercando anche di cambiare magari qualcosa rispetto all'inizio, a livello di allenamenti. Penso che andranno in ritiro la sera prima, cercheranno di stare insieme. Speriamo, se tu ci riesci a dare queste informazioni, no, sei forte. Più che andare in ritiro. Non so perché non credo che la Pedini parli del tutto a caso. No, anche vabbè. Secondo me, sta dando consigli forse indirettamente al presidente, di la verità. No, però se hai visto un atteggiamento positivo ieri, vuol dire che questa settimana qualcosa è stato fatto, comunque i giocatori hanno capito che si devono svegliare. Brava, l'importante è dare continuità. Allora, fermatevi un attimo, respirate un attimo, perché Jenny, cosa andiamo a vedere adesso? Andiamo a vedere le dichiarazioni delle dopo gara relative ai protagonisti appunto del match del Rimini. C'è anche... Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Sì, no, se guardiamo quello sono due ottime notizie sulla quale ripartire nel nostro cammino, però c'è un po' di rammarico perché comunque il primo tempo penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione, siamo andati col piglio giusto, siamo andati subito aggressivi ad attaccarli, loro non hanno mai fatto un tiro in porta e diciamo che secondo me, non mi piace a me parlare degli arbitri, però secondo me ci sono stati anche un paio di episodi un po' dubbi da rivedere e questo ci ha penalizzato. Diciamo di sì, adesso con le nuove normative non si capisce, però penso che ci voglia anche un minimo di buon senso, perché comunque quando sei a 20 centimetri dall'avversario e ti calcia non è neanche il tempo di tirarle via, anche perché comunque le braccia di Valerio erano attaccate al corpo, quindi penso che sia un rigore molto... E poi non so se si sia visto dalla tribuna, c'era un episodio comunque simile, primo tempo per noi, che è rimasta lì la mano... E quindi se si usa lo stesso metodo di giudizio c'è un rigore anche per noi, e invece non ce n'era nessuno dei due. No, il mister comunque mi ha chiesto di cercare di far salire la squadra, di proteggere più palloni possibili e comunque di dare una mano soprattutto sulla fase difensiva quando impostavano loro il gioco, e penso comunque di aver dato una grossa mano alla squadra. È stata, a mio modo di vedere, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Comunque abbiamo presi alti, siamo andati ad aggredirli alti, però c'è stato questo episodio di Zamparo che comunque ci ha tagliato un po' le gambe, ci ha fatto abbassare molto come squadra, con un uomo in meno, però penso che comunque la prestazione sia stata ottima anche sul piano del sacrificio da parte di tutti. Guardavo, speravo appunto, visto che è il nipote di Nicola Ventola, che se magari emulasse lo zio... Non sarebbe male. Prego, Gianni. Il Rimini settimana sta provando Juanito Gomez. Alessandro, secondo te può fare comodo alla squadra? Ma sinceramente non lo conosco, ti dico la verità, nel senso poi dovresti vederlo comunque in allenamento. Poi secondo me l'allenatore saprà valutare bene insieme al direttore società cosa dover fare. Io credo che l'inserimento di un giocatore sia sempre complicato, nel senso che magari al momento in cui tu riesci a trovare una sorta di quadra, e magari non dico che è stata trovata domenica, però domenica fondamentalmente magari qualcuno disprezzerà questo pareggio, io non lo disprezzerei per niente, perché quando tu vieni da dei risultati che non sono positivi, l'ambiente che non è purtroppo positivo, ma per mille motivi, non solamente per i risultati. Mi trovi d'accordo.
la squadra cioè, ne può risentire, quindi andare comunque a Fano in un campo difficile, rimanere in 10, subire un rigore fortunatamente parato. Io il punto me lo prendo e lo porto a casa, ma poi quindi magari tu inizi a trovare degli equilibri e questo giocatore, se deve essere, deve essere un giocatore che fa la differenza, a mio modo di vedere. Se deve essere un giocatore come uno che già c'è, cioè un numero che tu metti e un problema in più per un allenatore, a mio modo di vedere, nel senso, o mi fa la differenza che io ti faccio giocare, o se devi essere uno uguale, non me lo prendere perché è un numero in più che io devo allenare. Bravo, e giusto. Non ti voglio allenare. Anche perché Ale, abbiamo subito scoperto che se dovesse essere tesserato a gennaio Juanito Gomez, il presidente ha ordinato entra un attaccante e deve assolutamente uscire un attaccante. Ecco qui che, cioè, secondo me è giusto che sia così, perché per un allenatore non è mai facile allenare 24, 25, 26, 27 giocatori. Cioè, ben venga una rosa ampia, ma ben venga anche una bella rosa, sì, ristretta. Esatto. E beh, è stata tagliata rispetto all'anno scorso, no? Quanti erano? Ma sai che non sono così convinto, perché mi pare che i giocatori siano addirittura di più, li stavo contando inserendo, no, anche gli under. Quanti sono? Sono 28 meno, adesso? Sono di meno. L'anno scorso erano 28, Giorgia, vero? Boh. No, eravamo forse anche a 30, eravamo anche a 30. Eravamo anche a 30. Interviene un nostro telespettatore che dice: un centrocampista di peso e un centrale difensivo. E Fede 64 che facciamo lo dice. Cambio con Gomez così a scatola chiusa. Esatto. Allora, Giorgio è assolutamente d'accordo. D'accordo. Giorgio, invece Scappi ti sta convincendo? Sembra di sì. Sì, abbastanza, nel senso che ti sta toccando i capelli, Sì, no, allora, tutto sommato sì, però a volte ha delle amnesie che non capisco come possa succedere. Me lo spiegherà lui, magari prima o poi lo intervisterò. No, diciamo che ci sta, però davvero a volte fa delle robe che proprio delle amnesie le chiamerei difensive. Sono d'accordo, purtroppo sì. E Massimo, invece, secondo te Ventola potrebbe essere un protagonista domenica contro il Cesena? Direi di no. Secco, così. Sì, no, direi di no. Però il Cesena, io l'ho visto quest'estate, l'ho visto più volte, l'ho visto diverse volte. E secondo me soffre un attimino dietro. Per cui, cioè adesso i tre gol di domenica sono alcuni su palla inattiva, però ha delle difficoltà, ecco. Davanti molto bravi, un po' come Rimini, dietro però ha qualche difficoltà, quindi credo che quest'anno, sì, in questa partita secondo me se la giocano le difese. 15 gol presi a testa sia da Rimini che da Cesena, e mi pare il Cesena ne abbia fatto uno in più del Rimini. Vado a memoria 10 a 11. Quindi domenica davvero vinca il migliore a questo punto. Clamorosamente sì, è meglio di no. Silvia, tu sei molto attenta avrei a queste cose. Sarei curioso per chi è l'arbitro, visto che adesso, tutti dicono adesso te lo l'arbitro. Adesso te lo dirò, piuttosto toglimi qualche curiosità, tu che sei molto attenta a queste cose qui. Ieri Scotti ha parlato rigore, vogliamo dire due cose anche su di lui, è stato bravo, dai. Sì, anche quella me l'ha raccontata Massaccesi in diretta, perché mi ha scritto rigore per il Fano, ho detto Dio no. Invece sì. Però, è stato bravo. Beh, l'aveva parlato anche la domenica prima. No. Cioè. Però c'è sempre, sì, prego. C'è precedenti, aspetta, sente, perché questo è Cristiano Cerbara, vedi, ovviamente mi manda i pistini. Ciao. Allora Scotti, che ha parato due rigori di fila, appunto, tra i predecessori a Andanovic 2006-2007 e Sansonetti del 97-98, il secondo parato proprio a Fano. Bravo, quello me lo ricordavo, 97-90 Sansonetti. Che è cosa vero è? Che l'aveva messo stamattina. Che cosa da far tirare fuori? Diciamo anche che Scotti, il portiere comunque domenica affronterà il Cesena. Sì. Che quest'estate sì, va bene, la prima partita l'aveva messo, l'aveva so, messo un po' in difficoltà, quindi l'aveva sentita molto. Un po' di, dici un po' di rivalsa. No, ecco, c'è un po' di rivalsa, ce l'ha anche lui, per cui io sono convinto che speriamo, dai. Faccia bene. Vogliamo andare avanti con la scaletta, cara Jenny? Assolutamente, andiamo avanti, ci andiamo a vedere un servizio. Sì, prima della pubblicità facciamo un servizio, iniziamo a parlare della parte societaria un po'. Ok, allora andiamo a parlare della parte societaria e andiamoci a vedere il malumore dei tifosi. Arriva,
Start il grid. Allora, questo mandiamo la pubblicità. Aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startelgreen.it. Inoltre, Start il Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. Vi aspettiamo nella nostra azienda. Da San Pietro in Bagno ad oggi è stato un continuo calvario. Sono troppo solo, le istituzioni, il pubblico, i soci, gli aiuti non ci sono. Queste erano le affermazioni di Grassi e rimangono le dichiarazioni di Grassi. Eppure Grassi ha avuto diverse richieste, ma alla fine ha preferito seguire sempre la stessa direzione, senso unico. Sembrava la volta buona con l'inserimento dell'imprenditore Rota, ma nulla da fare. Si è parlato e si continua a parlare del gruppo Samorì, ma sono corrisposte tante chiacchiere, anche se il signor Mongardi, dopo la conferenza estiva, continua a chiamare a destra e a sinistra, anche i diretti interessati. Qualora entrasse, si parla addirittura di un possibile ritorno di Cangini. Per quel che concerne l'allenatore, l'incontro con Cutone c'è stato, ma è una semplice chiacchierata tra i patron e l'allenatore, che fece una delle imprese più incredibili salvando per due volte il Sant'Arcangelo, ma la richiesta economica di Agatino è piuttosto alta rispetto alle tasche grassiane. Il futuro ad oggi rimane un'incognita, nonostante diversi imprenditori che hanno bussato alla porta. Si parla anche di piemontesi. Grassi continua a dire che nessuna disponibilità economica per affrontare la Serie C. Ma su Nicastro ci sono forti dubbi, a noi risulta il contrario. A questo punto la speranza è che da Narciso si passi a buon senso, altrimenti si rischia di rimanere lupi solitari in terra di Romagna. Bellissimo questo messaggio, che tra l'altro arriva niente poco di meno che in un servizio dedicato anche all'allenatore. Prego. Sì, esatto. Prima di andare in pubblicità, infatti avevo piacere di leggerlo, perché Fede 64 non capisce, e non lo capisco neanche io, come non trova una squadra Mastro vedendo quello che ha fatto l'anno scorso. Vai vecchio cuore bianco-rosso. Mastro, facciamo un appello. No. Secondo me non c'è bisogno, anche no, perché cioè assolutamente voglio mi trovo dire, d'accordo questa tifone. Esatto, tifone. È sotto gli occhi di tutti. Ale. Fin quando ce l'abbiamo noi, riteniamo fortunati, poi ovviamente auguriamo a lui di trovare più possibile. poi non è che sono così tante queste grandissime squadre. Può trovarla anche fuori da qua. No? Certo, no, ma questo indubbiamente. Assolutamente. Che attenzione, che alla tua destra hai super procuratore. Adesso muove subito. Lo sappiamo. È che non c'è più il calcio di una volta. Beh, quello è normale, sono d'accordo con te. E va bene, su questa battuta che non c'è più il calcio di una volta, poi dopo mi commenterete questo servizio che è andato in onda. Jenny? Adesso ci fermiamo un attimo per una brevissima pausa pubblicitaria, non cambiate canale, mi raccomando, torniamo subito. Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna.
Team Bota è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie. La TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è... È una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Starter Green, dal 2000 fornisce garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startergreen.it. Inoltre, Starter Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. Vi aspettiamo nella nostra azienda. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarne, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 34 53. Dal 18 al 22 ottobre vi aspettiamo a Milano per la 41esima International Hospitality Exhibition, Padiglione 3, Stand M53 e N52. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Possiamo leggerlo subito, Jenny, se vuoi. Sì, un nostro telespettatore chiede se si sa già l'orario di inizio del derby di domenica, presumo che siano le 15. Sì. Sì. Per il momento sì, a meno che non ci siano comunicazioni da parte appunto delle due società per quanto riguarda l'inizio del match, però credo alle 15. Giorgia, a Gattino, hai sentito di un incontro di lunedì scorso, ci sarebbe stato nella sede della Grabo con Giorgio Grassi, ma soprattutto la domanda è stata subito quella che mi sono chiesto io, ma se arriva Gattino chi paga? Sapendo... Ah, io non sicuro. ma sì, ho sentito le voci, le smentite, okay. Solito, dai, solito circo, e continuiamo, andiamo avanti così, non lo so. Dopo un comunicato ufficiale che mi dice che il tecnico non è in discussione, non può esserci un incontro tra un presidente e un altro tecnico se si vogliono fare le cose lineari, e poi, o comunque non deve venire fuori quantomeno. Esatto. E quindi esatto. Di cosa parliamo? Dai, io spero che questo punto a Fano sia servito davvero per ricementare un po' l'ambiente che si era scollato. E penso che non faccia bene a questa squadra in questo momento cambiare l'allenatore, cosa clamorosa, ma secondo me è così adesso. Dopo poi, tanti poi tra l'altro cambiati lo scorso anno, esatto. Abbiamo visto quello che ci ha portato. Con tutto il rispetto per Cuttone, ci mancherebbe che è un signor allenatore per la categoria. Tu mi fornisci un altro assist che adesso lo lancia la Jenny. Andiamo a sentire l'intervista grassiana? Sì. Andiamo a sentire l'intervista. Vai.
A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. È tornato a parlare a distanza di 2 mesi Giorgio Grassi. La sua auto-intervista, ci perdoni presidente se la definiamo così, sa di musica già ascoltata. Il vecchio giradischi rischia di bruciarsi in fatto di testine ed ecco che rischiano di bruciarsi anche alcuni fattori che i tifosi chiamano, in un linguaggio più consono, evitando di volgare, pazienza 1 e pazienza 2. La tifoseria ha preso di mira Grassi, manifestando prima pensieri pubblici sui social, il comunicato della curva estera è una pura testimonianza, ed infine attraverso degli striscioni esposti dentro e all'ingresso della città, con la scritta Grassi vattene. Non è un clima piacevole, la tifoseria ormai pare tutta unita nel remare contro chi non l'ha mai amato, seppur i campionati vinti risultano essere quelli delle eccellenze della Serie D. La Serie C, fatta come lo scorso anno e a queste condizioni, non piace. Quella gente che ha capito che comunque il presidente, anche in fatto di consigli tecnici, soprattutto quelli legati agli under, non si scompone. La tifoseria si sente toccata nell'animo e nel DNA biancorosso, non tanto sui risultati in campo, anche perché l'ultimo decennio ha portato non poca amarezza in bocca. C'è voglia di riscoprire il senso di tornare allo stadio, di sventolare quella bandiera e di cantare Rimini vai. Ma a queste condizioni i pochi seguaci, gli abbonati di turno, ci sono solo per la maglia, qualora qualcuno non l'avesse capito, ma mai, né prima, né dopo, né ora, per il patrone Giorgio Grassi. Partita, però non sbaglia. È vero, noi siamo entrati in studio perché stavamo dicendo appunto le cose interessanti, abbiamo detto un po' quello che prima del servizio ci ha fornito come assist la nostra Giorgia, parlavamo appunto delle paure del derby, quelle che possono esserci, vista anche il risultato che ricordava Massimo di Coppa Italia quest'estate ad agosto. È vero, sì, era la prima partita, Rimini si è sconfitto qui al Neri per 2-1. Ecco, Ale, da giocatore, come le affrontavi queste sfide? Penso con tanta personalità, no? Queste sfide si affrontano con una carica a mille, una voglia di sconfiggere l'avversario, ma con tanta lucidità. Perché comunque sono partite, e questa di domenica secondo me è una partita delicata, delicata per entrambe, dove tutte e due le squadre hanno qualcosa da perdere, però devi arrivarci con preparato a tutto. Quando tu sei preparato a tutto sei lucido mentalmente. La partita mi sembra che giocava Petrovic. Bravo, sì. Entrato, infatti per quello che ti dicevo, secondo me è un attaccante da valutare, poi vediamo se appunto hanno azzeccato o meno l'acquisto, però se dovessero tesserare un giocatore che tu conosci molto bene, perché comunque ha giocato anche nel tuo bell'area, Juanito Gomez, sarebbe quel subero in più che vedremo Se sta bene, ma tutto dipende se sta bene, perché lui viene da un infortunio. Per cui... Tu qualcosa in più ce lo puoi dire? Come... Assolutamente no. Non ci puoi dire niente, non lo senti, no, sicuro. No. Non ci siamo visti giovedì anche, ma... Sei più in forma momento. Tu in questo momento quando giochi a calcetto lui? Credo ancora lui. Ok, meno male. Nonostante l'infortunio. Silvia, cosa ti fa paura? Sta allenando Gomez. Ma ti piace come giocatore a te? Ho segnato anche la tua Juve. Ma sicuramente era il reparto in cui ci si aspettava di meno che si prendesse un altro innesto, però se è in forma e sta bene, sono d'accordo con Mastro che quando trovi un equilibrio in una squadra, fare un inserimento a campionato può avviato, può, non so. Poi sta arrivato sta settimana dopo quella brutta sconfitta. Esatto, settimana un po' travagliata. Essere, però se è in forma e lo vogliono prendere, può, magari può essere un valore aggiunto. Speriamo. Visto che ha fatto delle categorie a esperienza, magari la porta anche agli altri. Anche perché sui social i tifosi comunque dopo la notizia che lui sta facendo i primi allenamenti hanno risposto in maniera positiva. Vediamo se appunto avranno ragione o meno. C'è molta fiducia attorno a questo nome, devo essere sincero. Jenny, lanciamo l'ultimo servizio. Ok, lanciamo l'ultimo servizio, l'abbiamo detto, ridetto, stradetto, non credo proprio che i tifosi del Rimini lo possano in qualche modo dimenticare, il prossimo avversario del Rimini sarà il Cesena, allora andiamo a vedere questo servizio a cura di Riccardo Giannini in cui c'è proprio la presentazione del Cesena. IGF Forni Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza,
barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Dal 18 al 22 ottobre vi aspettiamo a Milano per la 41esima International Hospitality Exhibition, Padiglione 3, Stand M53 e N52. Al ritorno nel calcio professionistico, dopo una stagione di purgatorio in Serie D, il Cesena ha affidato la panchina a Francesco Modesto, giovane allenatore 37enne che da calciatore ha spesso operato come esterno sinistro di quel 3-4-3, proposto oggi con la formazione romagnola. Dopo aver chiuso la carriera nel 2016-2017 a Rende, Modesto ha iniziato nella società calabrese il suo percorso da allenatore, nella Berretti a seguire in prima squadra, ottenendo un inaspettato decimo posto finale nel girone C di Serie C, che gli è valso la chiamata del Cesena, del DS Alfio Pelliccioni, che ha deciso di puntare su un profilo emergente con l'intenzione di assestarsi in categoria per poi tentare in uno o due anni l'assalto alla Serie B. È un Cesena che rispetto all'anno scorso ha cambiato radicalmente volto, pur mantenendo in rosa i veterani di mille battaglie Federico Agliardi, ex di turno, e Giuseppe De Feudis, nonché una vecchia conoscenza del calcio romagnolo, il centrocampista Nicola Capellini e il valido esterno sinistro Emanuele Valeri, classe 98, pescato da Rieti di proprietà del Lecce. La società ha messo a disposizione di Modesto alcuni suoi fedelissimi. L'esperto difensore Roberto Sabato, il cervello di centrocampo Domenico Franco, il talentuoso esterno offensivo Giuseppe Borrello, il cui cartellino è di proprietà del Crotone. Il classico trequartista di fascia che ama agire sulla destra per accentrarsi sul sinistro. Borrello è uno degli under più impiegati assieme al centrale difensivo Fabrizio Brignani, scuola Bologna, reduce da un buon campionato a Pisa, sotto le cure di un ex difensore molto noto a Rimini, Luca D'Angelo. La terza casella è occupata dall'esterno sinistro di centrocampo, l'ex Torino Giraudo più che Valeri, ma Modesto ha impiegato spesso anche un altro difensore under, Ciofi, in luogo dell'infortunato Over Ricci, nonché l'esterno destro di centrocampo Simone Franchini, arrivato dal Sassuolo. C'è poi il 21enne colombiano Juan Manuel Valencia, arrivato dal Bologna, giocatore che nasce come trequartista e che sta studiando per diventare un centrocampista di quantità e qualità. In casa Cesena c'è molto materiale da plasmare e in prospettiva la squadra può puntare ai piani alti della classifica. I nomi nel servizio di Riccardo fanno certamente paura, ci sono anche, lo ricordavo, Valencia che fu il migliore in Coppa Italia nel Cesena, nel quel derby storico di Coppa Italia. Prossimo turno, cara Jenny, con l'aiuto di Stefano Papini, eccolo qui, puntuale come sempre. Andiamo a leggere la decima giornata del campionato di Serie D e di Serie C, girone B, e Carpi, Almafano, Imolese, Ferrarpi, Salò. Reggio Audace sarà di scena Vicenza contro il Vicenza, Modena, Fermana, Ravenna, Arzignano, come abbiamo detto Rimini Cesena, San Benedettese, Virtus Beckomp Verona, il Gubbio sarà di scena nella Tana del Sud Tirol, la capolista Padova andrà a giocare a Trieste contro la Triestina, infine il Piacenza Calcio giocherà a Pesaro contro la Vispesaro. Ricordiamo che sarà una settimana molto particolare perché poi ci saranno tre partite dove si giocherà il derby domenica, il Rimini sarà impegnato mercoledì sera contro la Reggiana in esterna a Reggio Emilia e poi ci sarà una nuova partita alla domenica con la Fermana, vada a memoria, quindi una settimana, Giorgia, che bisogna fare più punti possibili. Vabbè, tutte le settimane, incrociamo le dita. No, a parte tutto, dai, a Reggio sarà complicato, adesso una alla volta, via, poi via, anche perché abbiamo fatto, diciamo, un po' di tabellina su queste quattro partite che sono appena passate con avversari che sembravano alla portata, in realtà i risultati non sono stati proprio quelli che ci si immaginava, non abbiamo fatto dei gran bottino e quindi bisognerà fare come le altre, andare a prendersi punti anche in piazze o contro squadre che sulla carta sembrano più forti. Un pensiero per Cristiano Cervaio lo puoi dare, che ha fatto la tabellina lui alla nostra Giorgia. Facciamo qualche punto nelle prossime partite. Sì, dire sì. Ah, con Cristiano ci sentiamo, ci consultiamo. È fiducioso, no? Non lo sentiamo. Secondo me va molto cauto. Ecco, appunto. Non ci sbilanciamo. Salutiamo Cristiano, che avremo qui nelle prossime puntate. Jenny, ti sei divertita? Spero di sì. Tantissimo, come sempre, veramente tanto. Elimini le fatiche. Speriamo in domenica, speriamo, appunto. Speriamo. Che Dio ce la mandi buona. Grazie, esatto, a te come sempre. Grazie a te, Daniele, grazie per l'invito, grazie ai nostri telespettatori e grazie anche ai nostri ospiti. Vado a salutare Silvia Pedini, grazie Silvia. Grazie a voi. Vado a salutare l'allenatore Massimo Zanini. Ciao, buonanotte a tutti. La giornalista Giorgia Bertozzi. Buonasera a tutti.
e infine l'allenatore, speriamo il prima possibile fuori da questi studi, Alessandro Mastronicola. Grazie Dani, buonasera a tutti. Saluto anche dalla regia Eugenio Angeli e Stefano Papini, un ringraziamento a tutti voi, noi ci rivediamo lunedì prossimo a partire dalle ore 19.55 qui su VGA Credit. Buonanotte.